Benvenuti a Terza Pagina Libri e Storie, uno spazio che si ispira alla terza pagina che le grandi testate giornalistiche dedicavano all'approfondimento di temi di carattere culturale, storico o anche di attualità. Oggi a Terza Pagina ospitiamo Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli, che presenta il suo libro The Italian Dream, un libro in cui si parla dello stile e dei costumi italiani con particolare riferimento all'enogastronomia, ma anche al cinema, all'arte e alla cultura italiana. Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli si è occupato per più di 50 anni della produzione di Brunello di Montalcino nella tenuta agricola di Argiano in Toscana ed è quindi un cultore dell'Italian style e soprattutto del vino. Ma direi a questo punto di andare a scoprire direttamente il libro The Italian Dream e il suo autore. Ed eccoci in studio con Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli, al quale diamo il benvenuto a Terza Pagina. Grazie di avermi invitato qui da voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. E per presentare questo libro The Italian Dream, quindi Sogno Italiano, e io direi di partire proprio dal titolo di questo libro. Come è nata l'idea di questo libro? Cosa c'è dentro questo sogno italiano? Il libro è edito da una casa editrice americana con cui ho rapporti da ormai tanti anni, è scritto in inglese. Io sono un, diciamo, fra virgolette, esperto di vino e allora questa casa americana mi ha chiesto di fare un libro sul vino attraverso anche una rappresentazione del lifestyle italiano, di tutto quello che di bello c'è in Italia, un po' perché gli editori sono non solo gli editori ma gran parte del mondo è innamorato dell'Italia. E allora anche perché questa è una copertina, devo dire, bella, complessa, articolata, che ci racconta tante cose sull'Italia. Sicuramente ci sono le vigne, ma ci sono anche i paesaggi, c'è il cinema, ci sono tante cose dell'Italia. Almeno la copertina è una copertina che già racconta molto, no? È vero, infatti vedo che ci sono anche i miei diari. Sì, io, i diari, sì. Ma ecco, ma vedo anche paesaggi, insomma, sono tutte monumenti, cose bellissime. È una copertina che dice già molto, racconta molto di quello che poi c'è dentro il libro. Sì, perché il vino ormai non è più il prodotto, diciamo, necessario all'alimentazione di un'Italia povera, ma è diventato sicuramente un prodotto che rappresenta la vera identità del nostro paese, che è quello che tutti cercano in questo mondo globalizzato, e quindi noi italiani attraverso il vino ormai possiamo parlare di cultura nella stessa maniera in cui si parla di letteratura, e questo secondo me è la magia del vino. Io personalmente lo chiamo il segreto del vino, io stesso che sono... Come, ecco, Gelasio Gaetani, com'è cambiato nel corso degli anni il vino? Tra l'altro vediamo, ecco, alle nostre spalle anche una bella fotografia. Questa cos'è? Una premiazione, un'esposizione? Sì, questa è stata diciamo al Guggenheim Museum di New York c'è stata una presentazione di alcune bottiglie della tenuta dell'Ornellaia, uno dei vini più pregiati d'Italia oggi, e i fondi, insomma, c'è stata un'asta per un centinaio di bottiglie di quel vino che poi sono stati dati al Museo di Arte Contemporanea che è il Guggenheim. Ok, torniamo al discorso che stavamo facendo su come è cambiato il rapporto con il vino, che cosa racconta il vino oggi rispetto a 30, 40, 50 anni fa. Sì, è cambiato moltissimo, potremmo dire che il grande cambiamento che c'è stato è iniziato 50 anni fa, nonostante possiamo dire che si parla e si produce il vino in Italia da più di 2000 anni, se si pensa che
Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane ed altri hanno documentato sul vino. Però diciamo che la grande rivoluzione è iniziata alla fine degli anni 60, quando alcuni produttori del centro Italia, Toscana, Piemonte, Veneto, hanno avuto delle intuizioni e hanno cominciato a fare il cosiddetto vino di qualità. E questo vino di qualità ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti poi sono diventati i nostri grandi, noi dobbiamo moltissimo agli Stati Uniti, come i vini francesi devono moltissimo all'innamoramento che hanno avuto 200-300 anni prima con l'Inghilterra, con la corona quindi in inglese. Effetti l'esportazione è quella che poi ha stimolato la ricerca di una produzione di maggiore qualità. Certo, è stato un rapporto con un mercato che ha stimolato queste idee. L'ho detto prima, il vino prima era un prodotto che rappresentava un'Italia molto più povera, un'Italia che, insomma, se pensiamo che fino al 1870 era un paese, è stato sempre dominato da altre. No, ma poi era soprattutto, c'era una cultura rurale, era un paese, certo, prevalentemente contadina. Rurale l'Italia, e in quella Italia rurale anche la produzione vinicola non aveva quei criteri di imprenditorialità probabilmente che hanno stimolato la ricerca di una qualità maggiore. Certo. Quindi da questo punto di vista, non so se condivide questa valutazione, ma il mercato domestico stimolava poco la competizione rispetto all'export. Certo, è stato grazie all'inizio dell'export. Ecco, diciamo. Poi io lo dico anche per chi ci sta ascoltando, io questa domanda la sto rivolgendo ad una persona che per 50 anni ha lavorato in un'azienda che faceva il Brunello. Quindi un Brunello vino di Montalcino. Brunello di Montalcino, un vino di grande qualità, molto noto e conosciuto e devo dire anche apprezzato. Beh, mi ricordo quando io ho iniziato a vendere il Brunello di Montalcino, andavo negli Stati Uniti e mi portavo le bottiglie negli anni 70, e il Brunello nasce negli anni 60. E mi ricordo che i ristoranti ancora però erano quelli, diciamo, dei figli forse degli immigranti che erano arrivati a New York. Quindi erano la seconda generazione. Sì, e anche loro avevano difficoltà di capire che quello era un vino diverso dal fiasco con cui, insomma, gli italiani in America si erano portati i fiaschi. E quindi ho dei ricordi molto, direi, romantici di quell'epoca. Oggi invece basta andare in America, ma non solo in America, in tutti i mercati di riferimento del vino italiano, che ormai nel mondo sono tanti, sono tutti ristoranti elegantissimi, dove ci sono delle carte di vini internazionali, dove il vino italiano è sicuramente pari a quello francese, quindi in questi paranti. Questo è un argomento che so anche un po', come dire, non so se rischioso o insidioso, forse entrambe le cose, ma ecco, c'è questa competizione tra i vini italiani e francesi, ma oggi c'è ancora un tema rispetto al vino francese che avrebbe qualcosa in più rispetto al vino italiano, ai vini italiani, oppure è un tema così un po' da Marcord? No, non è un tema da Marcord, anzi io personalmente, ma non solo io, siamo riconoscenti alla Francia, perché se esiste nel mondo, nel pianeta, la cosiddetta industria del vino nella quale ci sono i vini di grande qualità, lo dobbiamo alla Francia, perché la Francia è stato il punto di riferimento di tutti quelli che hanno voluto, in particolare la California, che hanno voluto imitare i francesi. Ricordo che sono stato in California diversi anni a lavorare in cantine californiane, e i californiani per un lungo periodo hanno cercato di acquistare tutti i migliori, più importanti chateau di Bordeaux.
E però il governo francese molto sapientemente ha fatto una legge per cui la prelazione di qualsiasi vendita di questi chateau doveva passare per la Francia, cioè i francesi avevano... Vabbè, quindi ha fatto una sorta di protezionismo. Sì, sul e allora... Vabbè, anche diciamo comprensibilmente perché era un prodotto caratteristico. Però ecco, i francesi avevano capito il valore dei loro vini e allora la California ha creato l'industria del vino californiano che oggi sono fra i migliori vini del mondo. Quindi dobbiamo... Quindi ringraziare i francesi perché in qualche modo hanno stimolato la competizione, certo, verso l'alto, sì, verso l'alto in termini qualitativi. E loro hanno iniziato 300 anni prima di noi e oggi siamo allo stesso livello, anzi c'è una competizione. Quindi, ecco, quindi rimane, voglio dire, questa gratitudine in termini storici, però oggi la qualità non ha nulla da invidiare dei vini italiani. No. Penso ai grandi, ai vini italiani quelli importanti. Guardi, ho assaggiato ieri sera, ero a Genova per una degustazione di vini, ho assaggiato un Pinot Nero fatto nel Monferrato e se non avessi saputo che era fatto nel Monferrato mi sembrava, avrei pensato che fosse stato un vino di Borgogna, per dire. Quindi i vini di Borgogna sono considerati ancora oggi i più grandi Pinot Neri perché sono fatti solo col Pinot Nero, quindi ormai siamo agli stessi livelli. Allo stesso livello, bene bene. Invece parliamo dell'evoluzione, quello stavamo dicendo prima, del vino nel corso degli anni, ma parliamo anche dell'evoluzione dei consumatori di vino, ovvero come bevono i giovani di oggi, le nuove generazioni. Io noto che c'è un'attenzione maggiore rispetto a quella che c'era negli anni passati, 30-40 anni fa. Oggi i giovani sono più attenti, direi anche più informati, conoscono la storia del vitigno, si informano, vogliono capire come è fatto il vino. C'è questa, questa attenzione nuova? È vero, il giovane consumatore di vino di oggi è diverso dai consumatori anche di 20 anni fa, quando il vino era in fondo ricercato per un po', per essere un po' brilli e quindi magari non avere problemi, non so, con i primi rapporti amorosi, cose del genere. Oggi invece il vino per il consumatore giovane, che io considero quello dai 25 anni in su, sotto non sono è un altro tipo di discorso, hanno un approccio molto più culturale del vino e quindi... Cioè, quindi le generazioni precedenti, insomma, erano un po' più sbrigative col vino. Sì, erano un po', insomma, più sbrigative, sì. Adesso invece c'è un maggiore approfondimento, una ricerca di quel... Oggi non si cerca il vino, ma si cerca un vino in particolare. Certo. E poi è cresciuta, questo mi sembra adesso un fatto abbastanza diffuso, si cerca l'abbinamento del vino, no? Non sì, c'è il vino che va bene per qualunque tipo di no, l'abbinamento è una cosa molto importante, è anche una maniera è un approccio al vino culturale, perché diciamo che ogni regione italiana nei secoli ha prodotto dei tipi di vino che per qualche motivo si abbinano benissimo con i prodotti. Ecco, questo ha portato anche un po' più di consapevolezza che dietro al vino c'è un, adesso la possiamo dire così in maniera sintetica, si dice dietro c'è un mondo. Ma cosa significa dire che dietro al vino c'è un mondo? Dietro al vino c'è lavoro, c'è investimento, c'è anche ricerca, perché so che sui vitigni si fanno delle ricerche specifiche. Beh, c'è una parola francese che racchiude questo che lei ha detto, che è una parola mal tradotta spesso in italiano, che è terroir. In italiano è tradotto territorio, ma non è giusto che sia tradotta così, che è una combinazione di quattro elementi specifici di cui lei ha nominato tutti questi quattro, che sono il clima che influisce su quel pezzo di terra, il pezzo di terra specifico su cui influisce quel clima, la varietà della vite che viene piantata, che ci sono migliaia di varietà ampelografiche. Ecco, e tra questi elementi qual è quello che maggiormente contribuisce a
far nascere un buon vino, ecco, un'eccellenza. Lo stavo per dire che l'elemento mancante, ma lei me lo sta chiedendo, che è l'uomo. E per uomo si intende l'esperienza generazionale del viticoltore su quel tipo di vino, su quel pezzo di terra, e quindi anche la cultura dell'uomo. L'esperienza poi diventa conoscenza, la conoscenza diventa successo, gratificazione, e diventa cultura. E quindi un vino veramente buono, che si differenzia dai vini industriali, perché l'80% dei vini che noi beviamo sono fatti da grandi gruppi vinicoli, buonissimi vini, però il vero vino eccellente è fatto da un produttore di vino, da un vignaio. Il fatto che ci siano dei gruppi industriali che producono vino è spiegabile o giustificabile con il fatto che oggi per produrre vino sono richiesti degli investimenti sempre maggiori? Sì, proprio per quello, ma è molto sbagliato il concetto di grande e cattivo e piccolo e buono. Se lei pensa che un altro prodotto di eccellenza italiano è la Ferrari, e la Ferrari è vero, quando fu inventata da Enzo Ferrari venivano prodotte credo 10 macchine al mese, oggi la Ferrari produce, con la tecnologia più avanzata che esiste, non so, 200 macchine al mese, insomma sempre pochissime. Certo, poi lei ha toccato questo tema delle Ferrari non a caso, perché certo, in famiglia comunque c'è chi, occupandosi sempre di Italian Style, Italian Dream, ha comunque, come dire, si è occupato della distribuzione delle Ferrari, in questo caso parliamo delle Ferrari automobili, non sì, delle Ferrari, certo. E in America ha commercializzato, sì, e distribuito queste Ferrari, quindi siamo sempre nel solco di, sì, un Italian Style di grande eccellenza e di importanza. Ricordo delle degustazioni fatte in America, diciamo, il cui titolo della serata era un rosso eccellente per la rossa più bella del mondo, che era la Ferrari. Oh, poi credo che, parlando di degustazioni, credo che lei abbia fatto anche una degustazione molto particolare e singolare, no? In volo addirittura. Forse sì, abbiamo, ecco, no, anche sta andando anche la fotografia. Ecco, com'è andata questa degustazione? Ce ne parli un attimo, perché ci mette curiosità questa fotografia, e non avevo mai visto fare una degustazione in volo. No, nella realtà quando ero molto più giovane praticavo... Ecco, no, questo per chi sta guardando, questo è Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli, che si è lanciato con il paracadute, sì, e sta degustando un vino. Ecco, a proposito, che vino era quello che... Quello era un Chianti classico di un'azienda bellissima che si chiama Castellare, che mi sono portato in aereo e ho provato a fare una degustazione cosiddetta verticale, perché esiste la verticale quando si degustano i vini. Sì, sì, sì. E poi è stato un successo, e allora l'ho fatto un po' per divertimento, ho chiesto a delle aziende vinicole se volevano fare la pubblicità per questo, e quindi ne ho fatte un centinaio. Ora questa è una sola, ma ricordo che l'ho fatta con il Sassicaia. Si riesce a degustare il vino in quel modo? Ci sono dei trucchetti, per esempio bisogna mettere il bicchiere, bisogna spingere la bottiglia contro il bicchiere in modo che piano piano, poi alzando, rimane nel bicchiere, se no si nebulizza e non si vede niente. E poi... l'ho chiesto, ma non perché abbia intenzione di degustarlo in quel modo, però era una semplice curiosità. La caduta libera in una posizione come quella è sempre sui 280-300 km all'ora. Insomma, certo, è abbastanza, quindi, impegnativo. Sì. Sì. Poi comunque magari avrà avuto anche altre modalità un po' più tranquille, comode. In uno di quei lanci, mi ricordo, mi sono finito perché c'era troppo vento sopra un camioncino che aveva una cosa per le valigie, e sono finito con il piede dentro
e mi sono rotto il malleolo. Era anche avventuroso. Concludiamo con un'altra nota. Quello del vino è sicuramente una cosa catalogabile tra i piaceri della vita. Con quali altri piaceri della vita si accompagna bene la degustazione del vino? Sicuramente il vino è necessario insieme ad altri piaceri che insomma devono essere tutti insieme. Per me sono stati sempre i momenti di rilassamento dopo una giornata di lavoro, cioè è necessario nella stessa maniera in cui il piacere dell'amore, insomma quando si è innamorati, ecco, quello è sicuramente l'abbinamento più bello che posso pensare. Sì, perché poi in effetti se ci si pensa, ecco, il vino, i vini in generale, insomma, quindi parliamo del vino, ma anche spumanti, altre cose, accompagnano alcuni momenti lieti della vita, quando si fa un brindisi, certo. È perché si festeggia qualcosa di bello, di carino, un evento, un anniversario, una ricorrenza, anche un bel incontro. Quello che è sbagliato. Ecco, a proposito di belli incontri, vediamo un bel incontro che lei ha avuto. Abbiamo una foto alle nostre spalle. Sì, quella era nel momento Sharon Stone, subito dopo aver girato Basic Instinct, quindi era nel massimo della sua forma ed era una cena in suo onore. E lei è appassionatissima di vini francesi all'epoca e poi dopo è diventata anche appassionatissima di vini italiani. Spero lei abbia promosso anche quelli italiani di vini, no? Per certo. Non lasciare che la Sharon Stone insomma rimanesse soltanto sui vini francesi. No, infatti. Poi si è sposata con un editore di San Francisco e per il matrimonio ho bevuto il mio Brunello di Montalcino. Quindi ha svolto bene queste funzioni di rappresentanza del vino italiano. No, ma volevo aggiungere una cosa che, ecco, colgo l'occasione. A me fa tristezza vedere come ci sono persone che sono fiere di essere astemie, in quanto ora viviamo in un mondo, giustamente, dove bisogna fare attenzione a non fumare perché fa male alla salute, a non bere troppo perché fa anche quello, l'alcol fa male alla salute se si beve troppo. Però da lì a dire che è bello bere acqua o bere il tè, perché ormai bisogna solo pensare ad arrivare sani, a morire sani, invece di morire... Non vorrei entrare in discorsi che magari appartengono più alla sfera dei medici che non ad altre, però credo che se si beve in maniera moderata e soprattutto se si bevono cose di qualità, e purtroppo oggi molto spesso abbiamo parlato prima di come bevono i giovani, è vero tutto quello che abbiamo detto sui giovani che scelgono e selezionano meglio di come si faceva qualche anno fa, però purtroppo in alcuni posti purtroppo i giovani bevono ancora delle cose che non vanno bene, insomma, ecco, non bevono di qualità, non bevono in modo moderato a quel punto, però quello è un altro discorso. Certo. Non ci entriamo perché abbiamo parlato di tutt'altro oggi. Certo. E quindi abbiamo parlato di un qualcosa di qualità che sicuramente non crea i problemi. Tornando al libro, però mi sento nel dovere di aggiungere che se voi notate insieme alla mia firma c'è la firma di una fotografa francese che si chiama Aline Coquel. Devo anche ad Aline Coquel, che è una famosissima fotografa francese che insomma molto conosciuta, e confesso che sono stato stimolato a fare questo libro insieme a lei, anche perché all'epoca ero affascinato da questa fotografa, era molto bella. Benissimo. Grazie per questo colloquio a Gelasio Gaetani d'Aragona Lopatelli e passiamo adesso al nostro consueto gioco di parole. Ed eccoci al nostro gioco di parole e può partire alle nostre spalle il countdown. Gioco di parole con Gelasio Gaetani d'Aragona Lopatelli, al quale cominciamo con il chiedere qual è la parola che utilizza di più quando lavora.
grazie. Ah, ok. E qual è invece la parola che utilizza di più quando pensa, so, che gli viene in mente quando pensa al futuro? Una coppa di champagne. E qual è invece la parola che le viene in mente quando pensa al passato, magari a questi 2 anni che abbiamo alle spalle con la pandemia? Alla forza, forza. E qual è invece la parola che utilizza quando, perché accade anche questo, qualcuno la fa arrabbiare? Resistere. Resistere alla provocazione, alla provocazione, alla tentazione di dire altro. Sì. Può essere questa la lettura. Qual è invece la parola con la quale le piace essere descritto dagli altri, dalle persone? Che non si capisce bene, cioè che enigmatico. Ecco, sì. Ok, va bene, ho partecipato anch'io un po' al gioco. Bene, bene. Allora, grazie a Gelasio Gaetani d'Aracona Lovatelli per aver accettato il nostro invito a Terza Pagina e anche per aver accettato il nostro gioco di parole. Grazie anche a voi per averci fin qui seguito e appuntamento alla prossima puntata di Terza Pagina.